Di rosa e noi maschiette ce ne andiamo dal palco. Allora, è uno dei momenti ai quali teniamo maggiormente, ai quali io tengo maggiormente. Intanto do il benvenuto a Francesca Faedi, la nostra astrofisica, e poi a Chiara Rover, vieni pure Chiara. E su Chiara facciamo un piccolo spoiler, perché il momento di Chiara in realtà sarà domani. Lei ha vinto la borsa di studio nei TOIP sulla migliore tesi di quest'anno legata ad Epicuro, però spesso adesso capiremo anche il perché è qui e perché ci sarà poi un assist direttamente con Francesca. È arrivata adesso, io volevo farle fare un ingresso trionfale, ma mi ha anticipato, so che non le piace, perché questo incontro ormai da tradizione e con grande piacere è organizzato dalla FIDAPA. E per spiegare a chi non conoscesse la FIDAPA che cos'è la FIDAPA e di che cosa si occupa, c'è la past president Giorgia Galli. Giorgia. Grazie Giulia, buonasera a tutti. Sono Giorgia e vi porto i saluti della nostra presidente Elena Liezzoli. Elena è la presidente della FIDAPA BPW Italy sezione di Senigallia. E cos'è la FIDAPA? Come diceva Giulia, la FIDAPA è un acronimo che sta per Federazione Internazionale Donne, Arti, Professioni e Affari. Noi siamo un movimento di pensiero di donne e per le donne. Siamo presenti in tutto il mondo e in Italia siamo circa 10.000 socie. Io vi voglio leggere soltanto poche righe che ho preso dalla brochure del festival, che poi potete leggere con calma, che racchiude un po' la nostra filosofia, diciamo. Il pensiero è la vera forza, interrogarsi sul come si vive e sul perché siamo insoddisfatti, sul cosa vorremmo poter lasciare ai nostri figli e creare per noi ogni giorno. Il vero strumento è la sorellanza e l'unione delle singole forze, che diventano un fiume in piena di genialità, operosità e progetti per tutti. Sorellanza e amicizia, aiuto nel crescere, approfondimento e conoscenza, scoperta delle nuove occasioni di agire, lotta alle discriminazioni e all'emarginazione, stimoli alla riflessione e alla innovazione, le nuove modalità di comunicazione. Tutto questo è frutto di un pensiero libero e aperto alla conoscenza e alle novità, nel rispetto delle differenze e delle peculiari doti che ogni socia mette a disposizione delle altre, ogni giorno e in ogni occasione. Non femministe, ma femminili e donne attive, vivaci nel pensiero e nell'azione capace di donare le singole eccellenti qualità per creare un mondo migliore. Quindi quale miglior modo se non che collaborare appunto con il Festival di Epicuro, che apporta storia e innovazione assolutamente a Senigallia. Grazie Giulia, grazie Michele Pinto. Grazie Giorgia. Dicevamo, quando si parla di progresso è per noi davvero un onore avere su questo palco anche degli scienziati.